siamo qui al Borghetto Europa, dove abbiamo presentato il 23° corso di assaggio di vini organizzato dall'ONAV a Catania. Quest'anno abbiamo toccato 1.868 soci e, come si sa, l'ONAV i corsi li organizza degustando soprattutto i vini della provincia e della regione e qualche vino importante italiano. It's not your situation, it's just a contemplation over you. Noi pensate che abbiamo avuto per 12 anni un maestro che veniva da lontano Trentino, tale il nome Giancarlo Sulletti, direttore della Ferrari Spumante di Trento, che ha fatto lezione a Catania per 12 anni, e sentirete che lezione me ne ha fatto questo corso grazie a questo signore che ci ha lasciato questa grande elemento di eredità. L'ONAV, come tutti sanno, è un'organizzazione che c'è in Italia dal 1951, è la più vecchia al mondo, è l'unica riconosciuta appunto come assaggio del vino. Il nostro corso non è da confondere con il corso di sommelier, che peraltro è un corso professionale, ma ha un altro programma, un programma di base che si basa su viticoltura, enologia, fisiologia dei sensi, tecniche di degustazione, enografia poi nel secondo livello. Pensate che dal 94 adesso ad oggi abbiamo fatto ben 70 serate da poco di vino. E l'ONAV fa questa cosa in più di 90 province d'Italia, e come importante la provincia di Catania è la quinta. Abbiamo 9 maestri assaggiatori e ben 12 docenti iscritti nell'albo nazionale docenti. Pollice e indice devono stringere il gambo e il medio sotto sorregge il bicchiere, in maniera molto semplice. Mm, so che il sapore del vino, ce l'hai il sapore del vino sul vino o no? Oppure come l'acqua che è diluito e scompare sul vino. Stasera abbiamo visto questi assaggiatori, questi aspiranti assaggiatori che erano veramente interessati, quasi tutti mi hanno confermato la loro partecipazione. Ancora le iscrizioni sono aperte fino a metà novembre, noi fino alla quarta versione prendiamo gli iscritti e dopodiché poi il corso andrà avanti fino a metà marzo con gli esami finali che sono riconosciuti dallo Stato per dare il diploma di patente di assaggiatore di vino. And make them cry.